Bene, sempre da Napoli, in questo momento sono con un team che rappresenta proprio quello che è la motonautica su Napoli, con me c'è Cristiano Segnini e Giovanni Di Meglio, due nomi importanti qua sulla piazza di Napoli, correvate con un gommone che per voi è una novità, il Top Line, un gommone che ricordiamo in passato conoscevate perché gli amici greci hanno fatto qualcosa di importante cercando di andare molto più lontano, voi qua invece vi siete confrontati in un mare che è il vostro mare, ieri primo posto, oggi ve la siete giocata fino all'ultimo giro, quasi al photo finish con gli spagnoli, che però avevano qualcosina in più, cos'era? Due cavalli in più. Sì, il gommone, come hai detto tu, è un Top Line 27, un Pegasus, un cantiere greco con il quale Cristiano due anni or sono ha fatto un ride importantissimo con un gemello però di 31 piedi da Salonicco fino alle Azzorre. Quindi sull'onda dell'entusiasmo e delle potenzialità di queste carene del progettista e del cantiere abbiamo deciso un annetto fa di entrare in questa avventura e far, diciamo, trasformare un gommone 27 piedi già esistente sulla piazza greca da diporto, farlo diventare da diporto veloce. Per quanto riguarda la gara di ieri, diciamo, neanche io mi aspettavo di avere quella distanza rispetto agli altri, perché credevo di averli più vicino, forse lo spagnolo. Poi li ho visti, diciamo, che giocavano un po' tra di loro, poi ho avuto un problema lo spagnolo. Oggi mi aspettavo, diciamo, di combattere con qualcun altro, infatti lo spagnolo si è fatto sotto, ma credevo di avere anche vicino a me Cesati, probabilmente sono più settate per mare piatto questi Albatros, che effettivamente abbiamo visto nel tratto di mare piatto guadagnavano parecchio. Sì, infatti, diciamo, perché voi vi avvicinavate, poi dopo arriva il tratto e... Sì. Fondamentalmente tu lo capisci subito quando parti se uno ne ha di più. Ovviamente le gare poi sono lunghe, si devono finire, però noi avevamo un tratto e mezzo dove riuscivamo a tenerlo. Niente, è stata bellissima, dopo tanti anni di gare, forse una tra le più belle, dopo, diciamo, i combattimenti che ho fatto insieme a Diego Testa in tutta Europa. Abbiamo visto uscire con un monocarena a guardarsi la gara da spettatore, sì. Spettatore di lusso. Oggi è spettatore, lui sarà, si spera, protagonista a ottobre al Mondiale 3C4. E questo lo speriamo anche noi, Cristiano, insomma, come dice Giovanni, una carena che tu conoscevi molto bene, avevi fatto quante miglia? 2000 miglia? 3500 miglia, quindi ne avevi fatto di mare, ma non avevi mai ovviamente provato invece questa carena su un tracciato di gara. Ieri è stata la prima gara ufficiale di questa carena. Sì, diciamo che siamo soddisfatti a dir poco, perché considera che per via dei tempi e delle cose noi comunque abbiamo avuto il gommone qui in Italia un mese. Il mese scorso è stato a nostra disposizione, il tempo di metterlo un attimo a posto, per cui siamo veramente molto soddisfatti. Il gommone va fortissimo, è soprattutto settato e, diciamo, costruito e pensato per il mosso, già che tu sai che il Melten in Grecia la fa da padrona, per cui lì le carene sono così profonde e vanno molto forte sul mosso. Ieri che c'era il mosso che di solito c'è qui, ci siamo fatti valere, diciamo, a 360 gradi. Oggi... Ho visto anche che poi sulle virate è molto reattivo, sì. Quello che dice Giovanni è vero, poi sul liscio, se trovi il liscio, magari chi ha un qualche cosina in più riesce ad andare via a guadagnare quel poco vantaggio, però sulle virate, sul mosso, diciamo, sì, che è molto molto, sì, assettato. Noi sui bastoni quelli mossi al ritorno lo prendevamo intero e... arrivavamo sotto, poi ripassava. È stata una battaglia per me, forse per me la prima in assoluto, così divertente ed entusiasmante, e spero che ce ne siano altre. Gli spagnoli sono capaci, anche molto simpatici, infatti ti racconto un aneddoto. A fine gara ci siamo scambiati così il 5, abbiamo chiacchierato e riso perché eravamo stremati tutti e quattro. Questo credo che sia lo spirito di base di tutto. Per me è un momento di crescita, spero di poterlo vivere e fare più esperienza possibile. Per il resto considera che noi stiamo partendo adesso con questo progetto. E penso qui, con un primo posto e un secondo posto direi che non si può che essere soddisfatti. Ieri siamo arrivati secondi all'assoluto e oggi secondi all'assoluto. Esatto, ricordiamo che loro sono arrivati davanti a tanti S, che è una categoria sport dove i motori hanno molti più cavalli e sono anche elaborati qua con motori non elaborati, motori di serie con molti meno cavalli. Loro si sono imposti su tutti quelli che erano gli S perché non avevano forse capito e interpretato bene quello che è il mare di Napoli, che noi l'avevamo detto subito, ha fatto tante vittime, compreso Diego Testa in passato. Questo è un mare che non perdona l'errore. Non è mai calmo, cioè tu da un palazzo, da un terrazzo, spesso anche alla canottieri, sembra, per chi non è del posto, sembra liscio. Un mare in continuo movimento, un golfo molto aperto, mezzi... Vivo, un golfo vivo, come è tutta Napoli, tra l'altro. Assolutamente. Mezzi sia, diciamo, da diporto che soprattutto commerciali che entrano e escono continuamente, onde lunghe, quindi un mare che, diciamo, sembra liscio, poi quando comincia ad andare giù con la manetta, andare forte, soprattutto barche corte,
lo senti immediatamente, non, diciamo, devi stare molto attento. E allora noi l'abbiamo detto, la prossima gara qua a Napoli, invece di utilizzare le boe, quelle galleggianti che hanno messo oggi per fare il tracciato, utilizzeremo le isole, così sarà anche più bello, più itinerante, andremo a Ischia, andiamo a Capri. Una volta, diciamo, le gare di una volta erano 180-200 miglia, si arrivava a Ponza, Ventotene, Ischia, Capri. Secondo me perdiamo troppi piloti, perché man mano si fermano sulle isole e non tornano. Devono fare il chi l'ha visto, diciamo, ambulante su una navetta, perché si perdono tutti, te lo metto per iscritto. Tutti. Complimenti a voi che avete fatto questi due risultati importanti qua. E Giovanni Di Meglio, per lui era importante, perché questo è proprio il luogo dove lui è cresciuto come pilota, come motonautica, insieme a tanti veterani che hanno dato tanto alla motonautica, compreso Diego Testa che era con noi. Cristiano Segnini invece ci ha creduto e lui ha iniziato al contrario, prima di fare il pilota ha fatto il rideman, è andato a fare un viaggio difficilissimo da affrontare, perché 3.000 miglia, tra l'altro ti diamo una notizia in anteprima, mentre parliamo, Sergio Davì è arrivato in Brasile. Bello, questo è un ottimo. Con la benzina è riuscito ad arrivare. È arrivato, ha ormeggiato poche ore fa e per cui ce l'ha fatta, anche lui ha fatto una cosa simile alla tua. Io non ci credo, però. Ci è riuscito e quindi, complimenti a lui, complimenti a Giovanni Di Meglio e Cristiano Segnini che hanno dato veramente un bellissimo weekend a Napoli. Grazie ancora, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, grazie.